Ragazze, eccomi tornati in un nuovo video. Allora, oggi voglio parlarvi di Spider Gel. Come vi avevo promesso, ecco il video dedicato a questo prodotto. Allora, Spider Gel, io l'ho comprato nella versione bianca, white, questo è il codice, così potete andarlo a cercare. Allora, Spider White Gel che cos'è? È un gel per decorazione, senza dispersione, per andare a realizzare dei decori in rilievo o comunque dei decori sopra la struttura, sopra il lucido, quindi si sigilla l'unghia e dopo si fa il decoro. Ha la particolarità di essere un pochino filante, questo ci permette di andare a creare delle linee iper sottili per estensione del prodotto. Adesso ve lo farò vedere innanzitutto aperto e poi vi faccio vedere due nail art che andremo a realizzare. Vi andrò a far vedere come realizzare questa nail art e vi farò vedere anche come si realizza una rete, quindi un effetto trapunta proprio con questo prodotto, sfruttando al 100% la caratteristica principale del prodotto, quindi la sua elasticità. Si dice elasticità. Allora, intanto lo apriamo insieme e vi faccio vedere come questo prodotto realmente fili. La sua consistenza è molto densa, vedete, e guardate che fili che fa. Questa è la sua particolarità. La particolarità è appunto quella di essere molto molto elastico e di poterci permettere di fare delle decorazioni in sospensione, quindi delle linee molto sottili in sospensione. Allora, io devo dire che questo prodotto mi ha veramente fatto rimanere a bocca aperta. Non pensavo che un prodotto del genere fosse capace di creare delle linee così sottili. Come potete vedere, ma lo vedremo anche dopo, vi vorrei far vedere come sono sottili queste linee. Sono allucinanti. Il prodotto veramente si lavora benissimo, ha un'ottima lavorabilità, ma soprattutto non si espande. La cosa bella è che veramente, ragazze, voi potete fare una decorazione, per esempio questa decorazione l'ho fatta senza mai mettere in lampada il prodotto. E questo, io sono con Pure White, io ero sempre un pochino in paranoia, nel senso che ogni due o tre passaggi andavo subito a mettere in lampada, perché Pure White a lungo andare tende ad allargarsi. Questo, ragazze, potete tenerlo, lavorare su quanto volete, che non si sposta di una virgola. Quindi questo è, per me, diventato il prodotto da decorazione migliore in assoluto per fare questi ghirigori, per fare delle linee, per fare tutte queste piccole decorazioni. Ovvio che non è adatto per fare una French perché è troppo denso, ma io direi di iniziare subito. Vi faccio vedere due metodi per utilizzarlo, quindi queste due nail art. Una nail art in questa nail art vi farò vedere la sua capacità di rimanere immobile per lungo tempo e la capacità che ha appunto di creare linee iper sottili. Nell'altra nail art, quindi la nail art trapunta, vi farò vedere appunto la sua capacità di estensione. Allora, per questa nail art ho deciso di utilizzare una tip, ovviamente, con applicato sopra F52 Unique, anche se non sembra proprio Unique in questa dalla fotocamera, sembra un po' più scuro. Comunque ho utilizzato Unique, andrò a utilizzare ovviamente lo Spider White e come pennello io ne ho uno che avevo acquistato su un sito che si chiama Beauty Big Bang, che vi lascio giù nell'info box il link per andarla ad acquistare. Ragazze, questo pennello penso che sia il pennello da decorazione migliore in assoluto. È fantastico, guardate quanto è sottile, è spettacolare. Questo pennello mi permette di decorare, proprio fare delle linee iper sottili.
Ragazzi, come avete potuto vedere, ho realizzato l'intera nail art in un unico step, quindi senza mettere mai in lampada il prodotto. Posso tranquillamente parlare che questo prodotto non si muove di una virgola. Adesso lo vado ad inserire in lampada, lo tengo un minuto e poi è pronto. Potremmo, volendo, andare ad inserire degli Swarovski, come nel mio caso. Vedete, io ho riprodotto questa nail art, vedete, io ho messo degli Swarovski sul angolo del dito vicino alla decorazione per renderla un pochino più particolare. E questa è la prima nail art. Per la seconda nail art ho deciso di utilizzare un colore nude, questo qua è il C116 Penelope, bellissimo anche questo, e ho sigillato anche qua con, in questo caso, con acqua gloss. Allora, per andare a fare la trapunta ci dobbiamo munire di un dotter, quindi io in questo caso ho questo. Vado a prelevare un pochino di prodotto e vado a creare dei rombi. Mi faccio già il mio schema, la mia linea guida, a fare un puntino qua. Ovviamente faccio attenzione perché questo prodotto fila tantissimo, quindi vado a fare questo puntino, poi ne vado a fare un altro più giù. Deve essere un reticolato abbastanza maglie larghe, non esageriamo. Ne vado a fare tre e poi i laterali. A questo punto vado a prendere comunque del prodotto, vedete, vado a intingere il pennello leggermente, vado a inzuppare il mio pennello nel pallino e tiro. Ecco qua, vedete com'è veloce e semplice soprattutto. Vado ad inzuppare il mio pennello, prendo, alzo e tiro. A questo punto devo andare a finire di riempire il mio reticolato, quindi vado a riprendere di nuovo il dotter e vado ad inserire dei punti, ad esempio qui. Dove faccio finire gli altri rombi. E di nuovo solita identica operazione. Prelevo il prodotto, zuppo e tiro. Se vedete che non crea il filo, ripassate. E questa nail art è terminata. Come vedete, ho lavorato il prodotto ma fino all'infinito e il prodotto non si è mosso di una virgola. Ok ragazze, queste sono le due nail art realizzate. Come avete visto, è veramente iper facile e veloce fare queste decorazioni. Come vedete, ecco qua, questa è la prima tip, mentre questa è la seconda. Spero che questo video vi sia piaciuto. Con questo gel, ragazze, veramente si riesce a fare qualsiasi cosa, e anche per le ragazze più inesperte è veramente per tutte, è un gel per tutte. Bisogna leggermente forse capirlo e poi imparare ad usarlo, e poi ragazze è una cavolata fare ogni tipo di nail art, anche i ghirigori li ho realizzati con estrema facilità. Fatemi sapere se volete altri video di altri ghirigori tipo questi un po' più complicati mettendo un bel mi piace, mi raccomando.
Con questo è tutto ragazze, io davvero spero che questo video vi sia stato utile, vi abbia chiarito le idee, vi abbia un attimino fatto capire come funziona questo fantastico prodotto. Come sempre vi invito, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi al canale, a seguirmi su Instagram, giù nell'info box come sempre c'è il link diretto all'account. Con questo è tutto, io vi mando un enorme bacio e ci vediamo prestissimo in un prossimo video. Ciao ragazze!